Siamo con il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Renato Di Rocco, che ha voluto onorare questa manifestazione con la sua presenza. Credo una manifestazione comunque che meritasse ampiamente di essere qui. Ma sicuramente, è il piacere personale di stare insieme ad Atleti Veri, poi è una bella tradizione, organizzata molto bene, una gara internazionale, cioè un'ottima partecipazione anche di atleti stranieri, per cui anche questo mondo del ciclismo è utile per valorizzare e promuovere il territorio. Poi insomma, questo lungomare è straordinariamente sicuro per le prestazioni e per l'impegno di tutti gli atleti e offre anche una bellezza paesaggistica e di grande cultura ciclistica, per cui ci sono tanti valori insieme che fanno sì che gli atleti partano motivati per dare il massimo, e devo dire che conoscendo moltissimi di loro lo fanno davvero con prestazioni assolute, con impegno e dedizione straordinaria, che devo dire sono un esempio a tutti quelli che fanno ciclismo in maniera normale. Vorrei anche ricordare che la Federazione Ciclistica Italiana è stata la prima tra le federazioni a accogliere questi atleti, che veramente sono un esempio per tutti. Sì, lo rivendico con molto orgoglio. Nel 2009 Mario Valentini, il commissario tecnico, mi aveva segnalato che c'era un bel gruppo di atleti, anche parlai con Luca Pancalli, presidente del CIP, del Comitato Italiano Paralimpico, dicendo ma perché non li lasci passare nella federazione, che può mettere a disposizione il bagaglio tecnico, tutte le competenze che esistevano, e inserirli nelle squadre nazionali con la stessa dignità e allo stesso livello di tutti gli altri atleti. Ma devo dire che poi dal 2009 oggi onestamente sono probabilmente quelli che hanno il medagliere più ricco, perché basta pensare alle Olimpiadi di Londra, che hanno portato un terzo di tutto il medagliere italiano, non del ciclismo, di tutte le discipline italiane, per cui con orgoglio lo rivendichiamo. Però devo dire che onestamente stanno portando esempi, buoni comportamenti, anche per pratiche tecniche e prestazioni di altissimo livello, come quella di adattare i materiali delle biciclette normali alle loro biciclette, sia dei tricicli che degli ending bike. Insomma, cito Zanardi in assoluto perché sicuramente è il testimone di maggiore attenzione ed evidenza di questo mondo, e lo fa con uno stile e con un'umiltà straordinaria, perché pensa sempre al mondo dei giovani, per cui vuole essere lui la chioccia, vuole essere l'esempio e l'immagine assoluta, ma proprio per dire che esiste questo mondo, guardatelo con attenzione, non guardatelo con gli occhi di chi deve vedere un disabile, perché questi sono atleti completi e forse, mi ripeto, come determinazione hanno molto di più di un atleta normale.